Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Come vedete non siamo all'interno dell'ambiente sicuro e familiare a cui vi ho abituato, ma siamo al Gioia di Rubiera, ovvero un locale per fare serata a Rubiera in provincia di Reggio Emilia, e oggi andremo a chiedere alle persone se sanno che cos'è il soft air. Quindi aspettatevi vari momenti cringe, vari momenti che vi lasceranno a bocca aperta e soprattutto un sacco di risate. Prima di partire però, come al solito, sigla. Posso intervistarla? Oh, io magari! La prima domanda è: cosa stiamo facendo? Cioè, chi siamo noi secondo lei? Bodyguide! Quasi! Ovvero, noi facciamo soft air, che è una disciplina particolare. Secondo lei che cos'è il soft air? No, soft vuol dire leggero. Ok. Air sarà guerra lì, guerriglia. Soft air vuol dire morbido, leggero, va bene. Air, aria, perché noi facciamo guerra simulata, anche se è un termine che continuiamo a odiare, perché in realtà si chiama solamente... Ah, tipo quelli con il pallottolo di gioco, Venice. Gioco tattico, esattamente. Ah, abbiamo dei caricatori. Di vernice. Esatto, hanno dentro delle palline di ceramica, in realtà non è vernice, con gas o altri sistemi che non sto qua a dirle perché l'annoierei, che ci permette di andare a spararci a vicenda, però ovviamente è tutto finto. Bello. La ringrazio. Ciao, ciao. Ciao. Devi per forza venire qui a rispondere alla domanda prima. Non ha funzionato, ovviamente. Prendo il microfono, se no non si sente niente. Se no è più divertente se... Vero. Noi siamo vestiti in maniera un po' ambigua. Siamo d'accordo, no? Cioè non è okay, che tu vai sì. Fuori e dici ah sì, questi no, sono esatto. Stanno per entrare a bere una birra. La domanda è: cosa facciamo quindi noi qui? Protezione? Sicurezza. Okay, questa è la più gettonata oggi. Noi facciamo soft air, ah, non stasera figo. Qui. Oh. Adesso vediamo però. Che cos'è quindi il soft air? Allora, il soft air... però lo così lo è un'interrogazione terribile. È una domanda. Il soft air è... spari... cioè, si... io non riesco allora, a esprimermi. È un'attività sportiva. Grazie. Sì. Dove ci si spara. Si fa utilizzando tipo armi queste finte. Specie esatto di con fucili palline. Che sparano questi pallini ad aria compressa. Ok. Okay. Poi non sono anche quello dove ci sono tutti i colori. Paintball. No, quello quello è paintball. Si autocorreggono da sole, cioè non devo fare niente. Io okay. So dire le parole, lei sa fare le frasi. Lei spiega il concetto lungo, esatto. Tu vai dritta al punto. Esatto. Allora, è corretto, il soft air è un gioco tattico, cioè semplicemente noi ci vestiamo con tutto questo ambaradam di robe, abbiamo fucile o pistola che ovviamente sono finte, sparano delle palline da 6 mm fanno di malissimo lo stesso non fanno assolutamente male non in faccia poi fanno stesso. Particolarmente piacere, mi conferma il cameraman, e semplicemente giochiamo ad eliminazione, quindi noi abbiamo una squadra come a calcio, solo che i punti li fai eliminando tutti sì, gli altri game. Taglia, stacca tutto. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata quindi. Va bene, grazie. Grazie ciao. Mille, ciao. Ci siamo vestiti come noi ci vestiamo normalmente la domenica, perché facciamo uno sport che si chiama soft air. La domanda che vi faccio è: che cos'è il soft air? Bella domanda, mai sentito. Mai sentito. Volare in aria? È un'ottima idea, infatti è un nome di uno sport che lascia volare intendere in male. Noi giochiamo, io, il mio collega e tutti gli altri della squadra, a colpirci a vicenda con le altre persone. Uguale a mio figlio di 8 anni, solo che voi lo fate. Solo spendendo tanti più soldi, ecco, sostanzialmente. Sì. No, è molto ricercato perché poi c'è tutto uno studio di come entrare in puntamento, le tecniche, come muoversi e il resto, ed è un modo per divertirci insieme, spararci addosso senza farci del male. Grazie mille. Prego. Prego. Te la domanda che vi faccio è: noi siamo vestiti così perché giochiamo a soft air. La domanda che vi faccio è: che cos'è il soft air? Non lo sappiamo. Zero. No, siamo tardi noi siamo vecchi. Assolutamente. No, ma non mi piace, sono sì, dito rotto no, in un esatto. Piede, noi abbiamo un po' freddo. Assolutamente, assolutamente. Grazie mille, buona serata. Why are we still here? Just to suffer. Visto che purtroppo YouTube non paga, adesso cominceremo a importunare le persone chiedendo anche se si vogliono abbonare a un nuovo tele. No, questo non la posso mettere. Senza Templar non si va da nessuna parte. La domanda è: noi facciamo soft air. Sì. Che cos'è il soft air? Non lo so. Noi giochiamo a soft air. Ok, è un gioco. Lo conosci già? Esatto. Ok, mi dici che cos'è il soft air allora? Una simulazione di una specie di guerra. Sì. Cioè, così. E sì, va bene. E diciamo che i colpi vengono visti perché vi macchiate con un colore, mm-hmm. Le armi.
Ok. Beh, basta, cioè dai, basta, dai, so già bene. Tanto. Allora, è quasi perfetto, se non che quello che hai descritto è paintball. Ecco, cioè, vedi? Nel paintball le palline hanno dentro il colore, le nostre invece fanno solo malissimo. Ah, fantastico! E quindi ci spariamo addosso con quelle lì. Ok. Cosa ne pensate delle repliche, quindi, di armi vere, che sono quelle che utilizziamo noi, rispetto a un'arma vera, per esempio? Però, l'opinione che avete, se dovessi dire sono d'accordo, non mi piacciono, mi piacciono. Non mi piacciono, io te lo dico. Non mi armerei. È libera di rispondere come io preferite. Io dico che al giorno d'oggi, se usata con della testa, forse l'arma serve. Grazie mille. Prego. Gentilissime. Allora, come hai visto, noi siamo vestiti in maniera un pochino ambigua. Ok. Cioè, non siamo, cioè tu vai fuori a bere, tu e i tuoi amici siete vestiti normali, noi siamo vestiti come se fossimo dei minchioni. Tipo Umbrella. Esatto. C'è della conoscenza importante. Noi siamo vestiti così perché la domenica, e anche per lavoro, nel mio caso e nel suo, noi giochiamo a soft air. Ok, sì. Sai per caso cos'è il soft air? Sì. Ok, allora mi dici che cos'è il soft air? È un gioco in cui si fa una simulazione di guerra, diciamo. Ok, può andare bene. Vai. Con dei fucili, sì, caricati a pallini. Sì. In diciamo vestiti, sì, militari. Sì. Ok, perfetta, okay. È la risposta, okay, giusta. I nostri pallini non sono macchianti perché quello diventa paintball. No, okay. L'ultima domanda che ti faccio, sì, invece varia proprio su questa cosa. Cosa ne pensi delle repliche da soft air? Questa ovviamente non è una pistola vera, è una replica di un'arma vera. Quindi come ti poni nel confronto non di un'arma vera, ma di una replica da soft air? Se dovessi esprimere un giudizio, d'accordo, non d'accordo, non mi piace, io mi piace. Io ho anche giocato a soft air. Roba da pazzi questo, ma messo a tappeto. Però in notturna, quindi forse non so se vale. No, vale due volte di più, okay, perché due volte è più difficile. Cioè, è stata una bella esperienza, a me è piaciuta. Mi sono fatta un po' male, nel senso... È il suo bello, le ferite, okay, di guerra. A posto. Grazie mille, gentilissima. Vorrei vedervi a militare con me. E anche da dire che l'outro ve la devo fare, ovviamente, a parte. Vi ringrazio di essere stati qui con noi. Spero che vi sia piaciuto questo contenuto un pochino diverso, in cui andiamo a sentire qual è l'opinione di persone che sono fuori da questo mondo, per avere un resoconto di come veniamo percepiti al di fuori di noi stessi. Vi ricordo inoltre che potete trovarci al Monopoly Soft Air Shop di Reggio Emilia, trovate tutti i link in descrizione, ovviamente, all'interno del quale potete trovare attrezzatura da soft air a ottimi prezzi. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati con me questo sabato, vi auguro un buon weekend e, come al solito, stay angry!